Michele! Okay, here's group three, and then two, and then one, okay? Okay, cominciamo gruppo tre, due. Okay, allora diciamo, noi ci siamo posti come obiettivo quello di recuperare il patrimonio edilizio della città vecchia, quindi il centro storico. So the target is to have the abandoned buildings into the old town, the public E il ragionamento che abbiamo fatto è provare diciamo a seguire questo schema. And they try to follow that scheme. Okay, quindi ci siamo detti come prima cosa sentire chiaramente i cittadini, le scuole, l'università, gli imprenditori sociali, i pescatori, diciamo tutte. Who are we going to talk with? Citizens, schools, universities. Pescatori, fishermen, entrepreneurs, social entrepreneurs. Okay. Come ascoltarli chiaramente andando a incontrare a casa loro, non una porta, cioè una casa fisica, ma diciamo le sedie. Okay, how to listen then? Going to their houses, not necessarily door knocking, but also their headquarters if they have. Abbiamo fatto finta di ascoltarli, diciamo, conoscendo già un po' di problemi. E diciamo, quelli che abbiamo individuato sono comunque diciamo, che il contesto, c'è cioè una serie di carenze strutturali che non facilitano la vita, dalla mancanza di illuminazione, fogna, parcheggi, servizi, poi anche come attività commerciali. So we pretended to listen to them, what we listen up is that there are not there is not sanitation, there are problems with lights along the street, there are fogne, luci, there are not parking lots, there are problems but school are not enough. E poi diciamo ci siamo detti come li valutiamo e qual è il ruolo dell'organizer è quello comunque di individuare, di restringere poi diciamo un po' il target, individuare diciamo un'azione un po' più, un obiettivo più ristretto. So we then try to focus on one issue, narrow target. E diciamo se passiamo diciamo, un po' all'inizio di questa campagna. Per esempio, per poter pensare di vincere, ci siamo posti un obiettivo, così come abbiamo fatto con la cucina, pensare che in 6 mesi 10 locali di quella strada siano rimessi diciamo, in circolazione, no, ad associazioni, persone. Quindi 10 locali in 6 mesi. Sì, non è so, in order to have a schedule in 6 months, 10 rooms, because we want to obtain something that is winnable, right? E niente, qua ci eravamo fermati. And they stop it here at the time frame and the number of rooms. And who was the target? The city. Who is chi andresti a parlare? Chi è il target? La cittadini della città. Giovani cittadini della città. No, il target con chi so, a parlare. He is telling the municipality. He is telling also the young people. Ah, sì, proprietari degli immobili da un lato. Perché la municipalità è proprietaria degli immobili. Sì, diciamo così, in generale la municipalità. Sì. So, municipality or who owns the buildings? And then young citizens. Okay, so everybody. And also social enterprises. Entrepreneurs. Okay. We good on number three? Everybody understand what they did? Okay, let's go to number two. Portavoce al gruppo due. Fatta. Sentito per la cimio qua dentro. Allora, abbiamo individuato, stavamo pensando su uno spazio, diciamo,
abbandonato nella città dove si poteva costruire qualcosa all'interno. Okay. Praticamente ho detto molte volte la questione officine, è già un luogo già che esiste in questa città. They have a place that is called Officina. Officine Tarantine. Officine Tarantine, lo vedremo il pomeriggio comunque. No, we're going to visit that in the afternoon. Oh. It's a place where it's already happening, something is going on. È un luogo della Marina che era stato abbandonato, cioè abbandonato ormai da 30-40 anni, che è passato a demanio. E ormai più o meno una sessantina di ragazzi stanno mettendo all'opera per l'Italia. So there are 60 people that are actually working in that space. It was a public space that was abandoned and then it became public. Now it's a public space with 60 young people working on that space. Okay. Allora, il problema principale, abbiamo capito, è ricevere questo spazio in modo legale, perché questo spazio attualmente è stato occupato, quindi non è... Sono occupati, and they were debating how to have it legally, so how to shift from... Ah, ok, so how to get ownership? La proprietà, oppure volete semplicemente... Utilizzare. No, just use, but a legal use, now it's just right. Occupied. Okay. Quindi abbiamo pensato di creare un gruppo di pressione che vada a spingere sul tema degli spazi nella città, logicamente all'ente proprietario, in questo caso il comune. So they want to have a pressure. Povero comune. As a target. Ah, sì. Quindi si è pensato di andare a parlare con gruppi formali e informali che hanno voglia di fare qualcosa. Il quartiere, per capire quali sono le esigenze del luogo, scuole, diciamo, enti professionali possono dare una mano in termini di formazione, sponsor etici per, diciamo, avere una qualcosa di soldi, again, social entrepreneurs and some added sponsorships that they could obtain. Ethics. Oh, ethics. 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 Like, not big corporations, but money from someone. Okay. Sì, per costruire una bomba da mettere al culo. We don't have the is to create a bomb. Oh. Okay. All right. Bam. 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 Okay. All right. Good number two. La cittadinanza in generale. Abbiamo visto sia la cittadinanza della città vecchia che della città nuova nelle varie declinazioni che sono le citizens in general. Okay. Ci siamo concentrati pensando che stiamo lavorando su la città vecchia, su i luoghi abbandonati. Abbiamo pensato a chi appartengono le strutture. Quindi si pensava privati e pubblici, perché pare comunque che alcune delle strutture di città vecchia siano comunque di proprietà del comune. So there are also private and public ownership. Okay. So quindi abbiamo visualizzato che l'azione di intraprendere la campagna doveva correre su due binari, quello privato e quello pubblico. So they want to work on the public. Oh, both. Okay. Because yes, the ownership could be public. All right.
ci siamo concentrati sul fatto che gli edifici possono avere un uso sia abitativo che un uso commerciale. The buildings quindi, can be used as houses or as a commercial buildings. E quindi di seguito diciamo che a livello comunale, a livello amministrativo, cioè delle amministrazioni, delle istituzioni, abbiamo immaginato comunque che ci dovesse essere bisogna comunque infondere l'intenzione di creare un piano regolatore, comunque un'attività appunto coordinata che fosse sottoscritta in qualche maniera dal comune, sì. So what they thought first of all is to have let's say a plan, an urban plan, in order to coordinate all the activities. Okay. But a participatory plan, like talking with all the Absolutely, I got you. Per quanto riguarda i privati, comunque c'è la necessità di creare un interesse per le strutture che hanno a disposizione per rendere, cioè per comunque migliorarle, per dargli nuovi usi o comunque per ristrutturare in generale. And for the private part, the necessity is that they have a sort of interest in order to do some kind of renovation on those buildings. Okay. Gotcha. They don't talk about economic, but right, that's right. That's good. Questo è uscito una serie di esperienze avvenute in altre città che sono state da esempio comunque. Per esempio c'era un'esperienza siciliana in cui un borgo i cui edifici comunque erano facenti, il borgo veniva abbandonato, c'era stata una proposta di acquisto di alcuni beni pubblici a prezzi stracciati, simbolici, e poi la possibilità di utilizzare, cioè per l'acquirente di ristrutturarlo, di avviare comunque un'attività poi autonoma individuale di ristrutturazione. So they discuss also about other examples that happen somewhere else in Sicily, in Gangi, there is a neighborhood that has been sold for a very low price and people took the responsibility of renovating those buildings, so buying those buildings for a very low price and then renovating those buildings. Okay. Altri esempi, appunto si parlava comunque di altri esempi anche locali, cioè regionali, come per esempio il centro storico di Bari, il centro storico di Lecce, in cui comunque una forma di riqualificazione è già avvenuta, e lì appunto a sbavagliare anche stato l'avvio di attività commerciali, quindi poi sul pensare alle attività commerciali c'era l'esigenza sicuramente di creare degli sgravi fiscali. Okay. Other examples are also here in Puglia, Bari, Lecce, etc. And the catalyzer was having commercial activities in those historical and those spaces in order to support the renovation process. Okay. Esenzioni fiscali. Sì, esatto. Creare comunque una politica di sgravo fiscale affinché le attività nascenti possano avere come un periodo di incubazione un attimo più. So, and in order to help these commercial activities to provide like tax exemptions in order to have an incubation process. Mm-hmm. And they have to get those incentives from where? Sorry? Where do the tax, who tax. Provides the tax incentives? The state or the city? No, municipality. Municipality? Yeah, okay. There are already some. Okay, so we still got the city as a target, huh? Yeah. Or whatever it was. So public, together with the plan also for the tax incentives. Yeah, private and public working together to. Gotcha. Mm-hmm. E invece riguardo al privato, abbiamo ipotizzato che delle persone non avessero interesse alla ristrutturazione del proprio edificio, io ce l'ho con interesse, quindi una soluzione che avevamo pensato era una specie di comodato d'uso pluriennale, sia per, più che per abitazione, anche questa era per attività commerciali, perché appunto ci sono attività commerciali che sono in edifici di proprietà privata.
privati, ovviamente ad altri privati che possono fare delle attività, e poi l'interesse in cambio... investire in quel piuttosto che il proprietario. Cioè il proprietario. Esatto, per una ristrutturazione in cambio d'utilizzo per alcuni anni. E la ristrutturazione la fa la persona che è l'utilizzatore. So for the private sector, the mechanism they thought it was if the owner doesn't have an interest, it can give the building to another private who has an interest, who is going to renovate the building and is going to use the building for free for a couple of years, let's say, because he can, I mean, he did the renovation, he paid for the renovation, right. And the owner is just giving the use to that second private. Interesting. Okay. So the ownership is still the owner. Yeah, it's a hard deal to make, but yeah, I got you. Poi l'ultimo riguardo le attività eventuali spazi comunali potrebbero essere dati in gestione sempre. In cambio di ristrutturazione, okay. In gestione comunque ad associazioni. Okay. The same mechanism for public buildings, they can be given to, let's say, associations. Association will take care of them. Then it's not an ownership transfer, it's just they're going to use it and they're going to take care of them. We do that a lot in New York. Mutual housing cooperatives work that way. Yeah. Okay, so that's the plan. Oh, come on, give it.